Fratelli Juventini e sorelle Juventine, vi rubo solo qualche istante perché voglio presentare questo tipo di video nuovo, una serie di video nuovo che farò, perché come sapete il mio canale è sempre in continua evoluzione e voglio portare sempre nuovi contenuti. E in particolare, dopo le grandi partite della Juventus, in senso negativo o positivo, nel senso grandi partite ma grandi sconfitte, o cose insomma che lasciano il segno in qualche modo, speriamo presto di poter parlare di qualche grande vittoria. Vi voglio sottoporre l'opinione di tifosi juventini che io definisco VIP, perché alcuni di questi che vedrete sono youtuber, come YouTube e come Perozziuve, altri sono invece tifosi juventini doc, che frequentano le mie live, frequentano le mie chat e addirittura sono diventati anche miei amici. Quindi, bando alle ciance, lascio spazio a loro, uno dopo l'altro, sentite che cosa pensano di questa Juventus i miei amici juventini e i vostri fratelli di fede bianconeri. Ecco qua. Buongiorno Max, buongiorno ai tuoi iscritti. Profonda delusione, una veramente una situazione che ci lascia basiti. La sensazione è che abbiamo una squadra incompleta, come stiamo dicendo un po' tutti da tempo, un centrocampo che è pienamente insufficiente, non è stato assolutamente rinforzato e evanescente. Questa è la parola che userei. Mi preoccupa anche molto la carenza di esterni o di terzini di ruolo perché sulle fasce non spingiamo. E la cosa che mi sta preoccupando un attimino è la visione di Pirlo, perché secondo me ancora non ha ben capito come far giocare questi giocatori. Probabilmente ha un'idea di modulo che non funziona con i giocatori che abbiamo. Credo che sia l'occasione giusta, questo post Juve Barcellona, vista anche la figura barbina che abbiamo fatto a livello europeo, che sia l'occasione che si parlino, che affrontino tutti questo momento e che decidano eventualmente di cambiare modulo, perché è l'unica maniera per sopravvivere a questa stagione e non fare più altre brutte figure. Purtroppo abbiamo visto che questa idea di calcio di Pirlo in questo momento non funziona, ma l'impressione è che non possa funzionare neanche a lungo termine, proprio perché non abbiamo gli interpreti adatti a questo gioco di Pirlo. Non so come la pensate voi, scrivetelo nei commenti. Noi ci vediamo presto sul mio canale YouTube. Grazie Max di avermi ospitato anche oggi. Ciao. Buongiorno ragazzi. Allora, io il bilancio che faccio su questa prima fase della Juventus è un bilancio abbastanza negativo perché, a parte la sconfitta di ieri con il Barcellona che è stata vergognosa, ma vergognosa non mi sento di dare tutta la colpa a Pirlo, anche se ha colpe, la colpa praticamente viene dall'alto, il pesce puzza dalla testa. Se tu costruisci una squadra con Bentancur, Rabiot, Arthur a centrocampo e McKennie non vai da nessuna parte. Io lo dico da anni che serve un top a centrocampo, uno alla Isco, alla Cross, alla Kanté, alla De Bruyne. E niente, quindi secondo me è un bilancio negativo, perché vabbè, diciamo ieri è scandalosa la sconfitta, ma ci può stare, comunque giochi con il Barcellona, con il Verona, con il Crotone, cioè vai a pareggiare, vabbè, no comment. E per quanto riguarda anche la difesa, io dissi tempo fa che secondo me dovevano prendere almeno un altro centrale perché una volta è andato via quello scandalo di Rugani che ringraziando Dio è andato via, però Bonucci è l'unico, Demiral veniva da un infortunio serio, Chiellini è un ex giocatore e De Ligt deve ancora rientrare, secondo me serviva un altro centrale, infatti si è rivelato tale perché Bonucci giocava con il 50% ieri. Demiral ha fatto quello che poteva, Chiellini non c'era e De Ligt non c'era. Terzini, scandaloso. Terzini, scandaloso. Non abbiamo terzini. Quadrado, adattato terzino. Danilo, per me, è un anticalcio. Niente. Poi, per quanto riguarda le punte, Morata a me piace, però non era quel giocatore che secondo me serviva. Serviva più un giocatore alla Suarez. E Chiesa, l'operazione Chiesa non l'ho capita perché è un giocatore che secondo me non serviva. E niente, è una squadra incompiuta, una squadra che secondo me farà fatica ad arrivare tra le prime quattro. Questo è il mio pensiero. E niente, non sono contento. Ma a parte il bilancio iniziale negativo della Juve, non sono proprio contento. Questa Juve non mi rappresenta. Ciao Max e ciao a tutti gli amici. Io
mi è stato chiesto di dare un giudizio su questa prima Juventus di Pirlo. I risultati parlano chiaro, non c'è gioco, non c'è squadra, non c'è nulla. Io do le colpe soprattutto alla società perché ha composto una squadra veramente inutile e soprattutto mettendoci un allenatore che non è un allenatore, che ha fatto gavetta, che non ha fatto niente, e la società dovrebbe appunto tutelarlo, andare in conferenza stampa e spostare l'attenzione sull'operato che hanno fatto loro, non su quello che sta facendo Pirlo, che sinceramente di più io non me l'aspettavo, sono sincero. E sbaltito l'entusiasmo di aver esonerato Sarri del nome Pirlo, di più non mi aspettavo, anzi mi aspettavo una squadra appunto pronta per non fargli fare queste figure. La realtà è ben altra, la realtà gli hanno fatto una squadra che forse neanche Klopp riuscirebbe a portare in alto. Quindi il mio giudizio sulla Juventus è pessimo e come ho scritto nei commenti di un video di Max, dalla partita di ieri salvo solo il risultato, che è tutto un dire. Non ho buone sensazioni a meno che non si intervenga sul mercato. Questo è quanto. Ciao a tutti. Ciao Max, un saluto a tutti i tuoi iscritti, grazie di avermi ospitato nel tuo canale. Allora, la situazione globale della Juventus in questo momento non mi sta per niente piacendo, perché a parte la sconfitta di ieri sera, che secondo il mio punto di vista ci potrebbe anche stare, ma io parto dal presupposto del pareggio sia di Crotone che di Verona. Ma non è da nata da lì, secondo me, questo problema, ma molto prima. A molti potrebbe aver tratto in inganno la vittoria del campionato scorso, no? Anche se a un punto poi dice, però il campionato l'abbiamo vinto. L'abbiamo vinto semplicemente perché le altre squadre hanno deciso espressamente di suicidarsi, di non giocare più a calcio praticamente, e la Juventus è riuscita a vincere il campionato. Diciamo che ha vinto il campionato per demerito degli altri e non per merito suo, diciamo, non sono gli altri che hanno perso il campionato e non la Juventus che ha vinto. Alla Juventus manca uno che sappia fare mercato, una società seria che voglia, diciamo così, investire su giocatori nuovi, su giocatori di una certa qualità. Siamo carenti in tutte e tre le zone, difesa, centrocampo, attacco, ci manca un terzino, che lì avevamo, vedi Cancelo, Spinazzola e Pellegrini, ci manca un regista di ruolo. Un regista di centrocampo di ruolo e ci manca una punta. Avevamo Dzeko praticamente a portata di mano. La società, così come si è fatta sfuggire Haaland per 1 milione, si è lasciato sfuggire anche Dzeko, che sarebbe stata un'ottima punta centrale e avrebbe risolto molti problemi della Juventus a livello di squadra. Purtroppo mi duole dirlo, ma credo che il capro espiatorio di tutta questa situazione, ahimè, alla fine a pagare tutto questo bordello sarà Andrea Pirlo, che purtroppo non avendo, sì, era un gran giocatore, un grande uomo, ma ahimè a livello di allenatore non ha esperienza e questo è lampante. Bene, grazie Max di avermi dato questa opportunità per esprimere la mia opinione. Ti saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao e ciao a tutti i tuoi iscritti.